Oggi diventerò un campione di lettura. Un po' di tempo fa sulle storie di Instagram vi avevo messo dei sondaggi nel quale io avrei dovuto leggere in modi strani. Il libro che ho scelto è un libro conosciutissimo che è appunto Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. Ho deciso di scegliere un libro che sicuramente potete riconoscere tutti. Ho deciso di leggere i 10 incipit dei primi 10 capitoli e le regole sono molto semplici. Dovrò ovviamente seguire i sondaggi che vi ho proposto, dovrò leggere almeno 10 righe nel giro di un minuto, quindi incrociamo le dita. Io mi ritengo una campionessa di lettura perché leggo tantissime da tantissimo tempo, però un minuto impostato. Vado a prendere i sondaggi. Il primo sondaggio chiedeva: leggo a testa in giù o a testa in su? E grazie a Dio la maggior parte di voi mi ha risposto a testa in su, quindi avrò la testa rigirata per così. Prendiamo il primo capitolo, il bambino sopravvissuto. Pronti? Partenza? Via! Il signore e la signora Dursley di Private Bride numero 4 erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali e grazie tante. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose, perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grunnings che fabbricava trapani. Era un uomo corpulento, nerboruto, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. La signora Dursley era magra, bionda e con un collo quasi 2 volte più lungo del normale, il che le tornava assai utile dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la siepe del giardino per spiare i vicini. I Dursley avevano un figlioletto di nome Dudley e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. Possedevano tutto quello che si poteva desiderare, ma avevano anche un segreto. Il loro grande timore era che qualcuno potesse scoprirlo. Ragazzi, lo sapete che leggere con la testa reclinata indietro vi fa talmente tanta pressione sulla gola che a un certo punto manca il fiato? Di questo primo capitolo ho letto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 righe. Sono stata fantastica, non credo che andrà così per tutte le altre. Amen. Il secondo sondaggio diceva di leggere o con la lingua tra i denti o con il naso tappato e il 100% di voi mi ha risposto con il naso tappato. E quindi vabbè, giustamente abbiamo perso il respiro con la prima, facciamolo anche con la seconda. Capitolo secondo, vetri che scompaiono. Pronti? Partenza? Via! Erano passati quasi 10 anni e da quando i Dursley si erano svegliati una mattina e avevano trovato il nipote sul gradino di casa. Ma Private Drive non era cambiata affatto. Il sole sorgeva sugli stessi giardinetti vetteruti e illuminava il numero 4 dottore sulla porta d'ingresso dei Dursley. Si insinuava nel loro soggiorno che era pressoché identico a quella sera in cui Dursley aveva visto il fatidico giornale che parlava di gufi. Soltanto le fotografie sulla mensola del caminetto denotavano quanto tempo fosse passato in realtà. 10 anni prima c'era un'infinità di fotografie di quello che sembrava un grosso pallone da spiaggia, con indosso cappellini di vari colori. Ma Dudley Dursley non era più lattante e ora le fotografie ritraevano un bambinone biondo in sella alla sua prima bicicletta, sulle giostre alla fiera, che giocava al computer col padre, o che si faceva abbracciare o baciare dalla madre Nulla è quella. In questo secondo capitolo sono riuscita a leggere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 righe. Ale! Andiamo a prendere il terzo capitolo, ovvero lettere da nessuno. Il terzo sondaggio diceva di leggere o bevendo o mangiando e il 100% di voi ha risposto bevendo, quindi vado a prendere la mia bottiglietta. So già che questa sarà tragica. Questa è la mia borraccetta con infuso, se vi interessa, della Sir Winston Tea a zenzero e limone. Spero che si capisca quello che leggo. Pronti? Partenza? Via! Fino a quel momento. portare uno stigma anziano significativo che attraversava un rivezzaico e strafelle. Era molto contento che la scuola fosse finita, ma non c'era mai rifiutava ben medagli che mi accordo con sempre. Ragazzi, questo è impossibile, siete pazzi. Ho letto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perché poi c'era una riga di una parola sola, 9 righe, terza sfida persa. Andiamo al quarto capitolo, custode delle chiavi. La quarta sfida, o girando su me stesso o facendo su e giù con il busto. Dato che è uscita al 50-50, facciamolo girando su me stessa, facciamoci del male. Pronti, partenza, via. Boom! Bussarono di nuovo. Dudley si svegliò di soprassalto. Dov'è il cannone? Chiese stupidamente. Alle loro spalle si udì uno schianto e zio Vernon piombò slittando nella stanza. In mano brandiva un fucile. Ora sapevano che cosa conteneva l'involto lungo e sottile che si erano portati dietro. Chi va là? Gridò. Vi avverto, sono armato. Ci fu una pausa, poi smash! La porta venne colpita con una tale forza che uscì di netto dai cardini e atterrò con uno schianto assordante sul pavimento. Sulla soglia si stagliò un uomo gigantesco. Aveva il volto quasi nascosto da una criniera lunga e scomposta e da una barba incolta e aggrovigliata, ma si distinguevano gli occhi che scintillavano come neri scarafaggi sotto tutto quel pelame. Il gigante sembrò farsi piccolo piccolo per entrare nella catapecchia, piegandosi in modo da sferrare appena al soffitto con la testa. Poi si chinò a terra, raccolse la porta. Oh mio Dio! Sto per vomitare! Devo riprendere la vista. Ho letto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 16. 16, dai! Questa è stata la migliore. Stavo per vomitare, ma pazienza. Capitolo 5, diagonale. Campione di lettura saltando o scalciando, e anche qua 50-50, quindi facciamo saltando, dai. Pronti, partenza, via. Il mattino dopo Harry si svegliò di buon'ora, benché si rendesse conto che era giorno fatto, tenne gli occhi ben chiusi. È stato tutto un sogno, si disse con fermezza. Ho sognato che un gigante di nome Hagrid è venuto per dirmi che avrei frequentato una scuola di maghi, per maghi. Quando aprete gli occhi mi ritroverò a casa dentro lo sgabuzzino. D'un tratto si sentì bussare forte. Ecco zia Petunia che bussa alla porta, pensò Harry con il cuore che gli si faceva piccolo piccolo, ma continuò a tenere gli occhi chiusi. Era stato un sogno così bello. Toc toc toc. E va bene, borbottò Harry, mi sto alzando. Si mise seduto e il pesante pastrano di Hagrid gli cadde addosso. La catapecchia era tutta illuminata dal sole. La bufera era passata. Oh, che fiatone! Altro che forma, ciao, qua si avvicinano i 30. Ho letto 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 righe, quindi anche questa è andata. Capitolo 6. Il binario 9 3/4, e la sfida dice leggere al contrario le lettere, quindi lettera per lettera, al contrario le parole. Grazie al cielo avete detto di leggere al contrario le parole. Facciamo che ogni frase la leggo all'incontrario, così andiamo sempre sulle righe, ecco. Pronti? Partenza, via. Divertente affatto fu non Dursley Icon trascorse Harry che mese ultimo l. Parola la neanche rivolgevano gli non verità la per, anzi sgridavano lo non e niente fare a costringevano lo non. Sgabuzzino nello più chiudevano lo non Vernon zio e Petunia zia e lui con stanza stessa nella attimo un neanche stare voleva non che Harry di paura tanta aveva Dudley ora se anche. Vuota fosse sedeva Harry dove sedia là, se come comportavano sì furibondi metà per e terrorizzati metà per. Deprimente diventava po' un dopo, miglioramento netto un... non ce l'ho fatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6... molto anche questa. Ciaone. Andiamo al capitolo 7, il cappello parlante. Devo leggerlo o in alfabeto farfallino oppure con l'alfabeto muto, non so nemmeno se me lo ricordo, adesso lo ripasso un attimo. Questo però sicuramente non la passo. Ovviamente avete scelto alfabeto muto, per questo vi ho fatto tutta questa spiegazione. 3, 2, 1, via! Diciamo che ho letto una riga e mezza. La frase era, giusto per chi non è pratico: la porta si spalancò all'istante, si vide una strega alta dai capelli corvini vestita di verde smeraldo. Questo sono riuscita a leggere. Capitolo 8, il maestro delle pozioni. Campione di lettura cantando o recitando? Dato che c'è stato un 50-50 io la farei cantando, giusto perché voglio sotterrarmi. Pronti, partenza, via. Guarda lì! Dove? Vicino a quello alto con i capelli rossi, quello con gli occhiali, mai visto che faccia, e la cicatrice l'hai visto? Il giorno dopo, quando Harry ebbe lasciato il dormitorio, fu inseguito da una miriade di bisbigli. I ragazzi in fila fuori delle classi si alzavano in punta di piedi per dargli un'occhiata anche solo per un attimo, oppure lo superavano lungo i corridoi per poi tornare indietro a osservarlo meglio. Harry avrebbe preferito che non lo facessero perché stava cercando di concentrarsi sul percorso da seguire per arrivare in classe. A Hogwarts c'erano 142 scalinate e alcune ampie e spaziose, altre strette e pericolanti, alcune che il venerdì portavano in luoghi diversi. Letto. 15, evviva! Adesso posso veramente sotterrarlo? Forse no, dipende dalle prossime due che sono le ultime due. Campione di lettura agitando il libro o ruotando il libro? 50-50 scelgo di ruotare il libro perché agitando secondo me mi viene poi da vomitare. Ruotare il libro io intendo fare così e sarà abbastanza difficile recuperare il segno di volta in volta, ma fa niente. Il capitolo 9 si chiama Il duello di mezzanotte. Pronti, partenza, via! Harry non avrebbe mai creduto possibile incontrare un ragazzo più odioso di Dudley, questo prima di conoscere Draco Malfoy. Eppure i Grifondor del primo anno frequentavano con i Serpeverde soltanto il corso di pozioni e quindi non gli toccava sopportarlo troppo a lungo, o perlomeno fu così fino a quando sulla bacheca di sala della sala di ritrovo di Grifondoro non comparve un avviso che li fece gemere di disperazione. Il giovedì successivo sarebbero iniziate le lezioni di volo. Qui Grifondoro e Serpeverde avrebbero partecipato insieme. Ti pareva? Commentò cupo Harry. Mi mancava solo... Oddio, ho perso il segno! 10 per un pelo, ragazzi, per un pelo, proprio 10 precise. Andiamo con l'ultima, quindi capitolo 10, che è Halloween. Leggere con accento russo o con accento svizzero tedesco, e avete scelto l'accento svizzero tedesco. Pronti, partenza, ultima sfida, via. Il giorno dopo, quando Malfoy vide Harry e Ron ancora a Hogwarts, stanchi, maligni come non mai, non riusciva a credere ai suoi occhi. A dire il vero, dopo averci dormito su, Harry e Ron erano arrivati alla conclusione che l'incontro con il cane fra teste era stata una splendida avventura e non vedevano l'ora di averne un'altra. Nel frattempo Harry aveva informato Ron sul pacchetto che sembrava essere stato trasferito dalla Kringot a Hogwarts e quindi due ragazzi passarono un bel po' di tempo a fare congetture su cosa poteva aver bisogno di una sorveglianza così stretta. È una cosa molto preziosa, molto pericolosa, commentò Ron. E tutte e due, concluse Harry. A un certo punto sembrava tipo accento romagnolo, ma dettagli. 13 righe, evviva! Sono sfinita, è stata una challenge veramente faticosissima. Spero di non dover fare un secondo episodio di questa challenge, ma se lo volete lo possiamo rifare tra un bel po' di tempo. Scrivetemelo qua sotto nei commenti se desiderate questo tipo di challenge, oppure consigliatemi altre challenge di lettura in generale, di qualunque genere. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video stanchevolissimo, oppure semplicemente se mi volete supportare, mettete un bel like a questo video e condividetelo su tutti i vostri social per far divertire tutti, alla faccia della mia dignità. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio in questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video lunedì con l'appuntamento con il 5 per un autore, invece la prossima challenge sarà ovviamente il 15 di ottobre. Un bacione, grazie dell'aiuto per questa challenge e ci vediamo alla prossima!